Now I give the floor to Monica Frassoni, who is president of the Greens, European Free Alliance of the European Parliament. Please. Grazie mille. Prima di tutto alcune parole di scusa per non essere stata qui questa mattina. Avevamo in contemporanea dei voti alla commissione giuridica su alcuni aspetti che mi riguardavano personalmente, quindi non ho potuto partecipare alla prima parte della vostra conferenza, sarò però qui un po' dopo. Il gruppo dei Verdi Alleanza Libera Europea ha sostenuto con estrema convinzione, non solamente in questa occasione ma anche nel passato, il lavoro che state facendo. E mi sembra che la discussione su un memorandum, su una nuova politica a livello mondiale dell'acqua e questa volontà che avete manifestato di mettere nero su bianco come si può integrare il lavoro che si sta facendo a tutti i livelli e in particolare nel livello del negoziato rispetto ai cambiamenti climatici, una seria politica dell'acqua a livello globale è per me un elemento di estrema importanza e politicamente qualcosa che non solamente noi come Verdi, ma sono convinta tutto il Parlamento europeo vorrà portare. Credo che questo lavoro è importante perché non è acquisito, esattamente come le battaglie che stiamo facendo dentro questa casa e nell'Unione Europea, per fare in modo che la cosiddetta leadership dell'Unione in materia di cambiamenti climatici e di governo dei cambiamenti climatici sia mantenuta. E esattamente come noi sappiamo che molto spesso si dicono delle cose e se ne fanno altre, anche sulla politica dell'acqua, nonostante ci sia un livello sempre crescente di consapevolezza, noi siamo di fronte alla necessità di dare subito dei segnali estremamente concreti. Penso che questi segnali estremamente concreti debbano essere dati ai più diversi livelli, ecco perché il lavoro che è stato fatto di coinvolgimento, e vedo ovviamente alla tribuna delle persone estremamente credibili, estremamente energiche e molto efficaci da questo punto di vista, dicevo un lavoro che viene fatto a tutti i livelli, a livello locale, a livello di percezione dei media, a livello di consapevolezza dell'opinione pubblica, a livello di consapevolezza dei governi, che è la cosa ovviamente più difficile. Deve essere naturalmente combinata con un quadro globale. Ecco perché io credo che a partire da un lavoro estremamente concreto, che sarà necessariamente un lavoro di lobby a tutti i livelli, se riuscissimo veramente a introdurre in modo chiaro nelle procedure di negoziato che si apriranno a Copenaghen sul doppio Kyoto il tema dell'acqua, penso che faremo un passo avanti da tutti visibile. Noi abbiamo visto che per quanto riguarda il tema di Kyoto e dei cambiamenti climatici sono stati necessari molti anni per far entrare nella zucca di tutti che questa è veramente una priorità. Io spero e mi auguro che non avremo bisogno di tanto tempo così per far collegare il tema dei cambiamenti climatici con la questione delle risorse idriche. Se noi dobbiamo partire dal lavoro che è stato fatto anche al Parlamento europeo rispetto alle leggi, quindi alle direttive che riguardano l'acqua, noi dobbiamo renderci conto che il grandissimo risultato ottenuto con la scrittura della direttiva dell'acqua si scontra oggi con il fatto che questa, insieme alle varie direttive sulla protezione della natura, sono i pezzi di legislazione comunitaria peggio applicati. E dunque questo problema dell'incapacità di legare un testo legislativo che è chiaro e che determina una direzione assolutamente che dovrebbe essere univoca e poi il modo ambiguo e sicuramente non rispettoso nella quale questo è stato poi applicato, noi ci rendiamo conto che una volta che è definita una legge non è finito il nostro lavoro. Quindi io credo che ci dobbiamo assolutamente dare come obiettivo, che è estremamente concreto, quello di fare in modo che la politica dell'acqua e questo memorandum entri direttamente nei negoziati di Copenaghen. Credo che qui tutti insieme, penso che la presenza dei gruppi
di praticamente tutti i gruppi politici del Parlamento europeo, perlomeno gruppi che tutti insieme hanno la maggioranza al Parlamento europeo, possono determinare, possono avere un'influenza diretta sul modo in cui la Commissione e gli Stati membri ci rappresenteranno a Copenaghen. Ma questo ovviamente non ci esime dallo sforzo di continuare per un lavoro di applicazione delle regole che già esistono in materia di acqua, che solo è lo strumento attraverso il quale noi possiamo avere una maggiore credibilità in questa politica che è a livello globale ai suoi inizi, ma che ha tantissime sfaccettature e che ha bisogno di tante persone in molti luoghi. Io vi ringrazio, rimango ad ascoltare le proposte che verranno fatte e spero che la nostra istituzione, come è stata all'avanguardia in tanti temi, lo sia anche in questo caso. Grazie mille.